dal magnifico rettore, la proclamiamo in nome della legge dottoressa in scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19, classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione. Da Cavaliere della Repubblica, dottoressa Ilaria Bidini, giovane aretina affetta da osteogenesi imperfetta, da anni paladina dei diritti dei disabili e della lotta contro il bullismo, questa mattina si è laureata in scienze della formazione e dell'educazione all'Università di Siena con sede ad Arezzo e ha deciso di laurearsi proprio con una tesi che parla di come sconfiggere il bullismo, il cyberbullismo. Innanzitutto ho cercato di spiegare che cos'è il bullismo, quello che comporta sia dal punto di vista fisico che psicologico, perché purtroppo porta a tanti problemi. E poi ho cercato di parlare del contributo che l'educazione può dare, come ad esempio le scuole e i vari istituti. E infine ho raccolto le testimonianze dei referenti per il bullismo e poi ho raccolto le testimonianze delle vittime e infine ho messo anche la mia. Il titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana Ilaria lo aveva conquistato lo scorso anno per il coraggio e lo spirito di iniziativa con cui aveva denunciato pubblicamente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo di cui è stata vittima. Innanzitutto non bisogna chiudersi, non bisogna pensare che siamo soli, che nessuno ci può capire, parlarne anche con le persone competenti come anche degli psicologi, perché no, persone che sono proprio del settore, e poi denunciare, che è una cosa importante. Questa mattina per la neolaureata è arrivato addirittura un messaggio di auguri dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.